Melacci, nella conclusione della relazione del Presidente nazionale Legambiente Dezza ha parlato di una situazione a tinte non uniche. Quali sono le nuove sfide, secondo lei, nell'ambiente? Beh, diciamo che c'è una direttrice obbligata, siamo al termine e un po' anche all'indomani della COP21 di Parigi. I problemi ambientali sono tanti, ma quello è il principale, i mutamenti climatici con tutto quello che comporta e soprattutto con i rapporti che ci sono tra la tematica dei mutamenti climatici e l'insieme delle sfide. Ecco, questo è molto importante e credo venga accolto bene anche nei principi che abbiamo. È difficile parlare di ambiente, di mutamenti climatici, se non si parla anche di finanza, di economia, di geopolitica, di emigrazione, di esclusioni dentro la società e tra gli stati nel mondo. Una sfida, quella dei mutamenti climatici, che può mettere in moto anche l'economia, perché in realtà le scelte che vanno fatte sono scelte che producono innovazione tecnologica, occupazione, una nuova economia che contrasta sia il mutamento del clima ma anche la crisi. Ecco, ci si attende un documento condiviso alla COP21, c'è però sempre la posizione di alcuni paesi che non accettano magari tutti i punti. Lei è fiduciosa che magari si possa arrivare ad un passo ulteriore rispetto alle altre conferenze mondiali sull'ambiente? Io penso che la COP21 di Parigi sarà un successo. Questo non significa che il documento sarà né sufficiente né definitivo. Il successo iniziale è in parte garantito, mai c'era stato un consenso così esteso, direi non solo sul clima, perché ricordiamoci che nel passato sul clima molti paesi frenavano, non lo ritenevano una priorità, negavano l'esistenza. Oggi neanche i paesi produttori di petrolio della penisola arabica sostengono una posizione del genere. Ma forse neanche su un'altra questione mondiale c'è mai stato un consenso di questo tipo. Dopodiché le vicende sono complicate, perché abbiamo paesi che ovviamente pagano gli effetti in maniera più forte, penso ad alcune aree africane, ma lo stesso Obama ha ricordato per esempio che nella vicenda siriana i 5 anni di siccità che hanno ridotto alla fame una parte significativa della popolazione siriana sicuramente hanno aggravato le tensioni e che hanno portato alla situazione terribile in cui ci troviamo adesso. Lo stesso accade in tante aree del mondo, quindi abbiamo paesi che patiscono gli effetti, paesi che hanno la responsabilità di imboccare la strada dei rimedi. Oggi questo non riguarda più solo il mondo occidentale, il mondo sviluppato. Io ricordo peraltro che questo è un terreno su cui l'Europa è stata brava, lo dico in termini, se vogliamo, un po' leggeri, però se è stata tenuta in vita la sfida del clima, se Kyoto non è morto è perché l'Europa ha sostenuto il suo peso. Questa volta ci sono anche gli Stati Uniti e la Cina, ma non è stato così nelle occasioni passate. Insomma, in queste occasioni l'Europa ha fatto l'Europa, no? E poi hai paesi che hanno responsabilità differenziate. La Cina oggi tende a rappresentarsi come un paese che deve ancora crescere nelle emissioni, ma in realtà pro capite un cittadino cinese emette sicuramente molto meno di un americano, ma più di un italiano. Quindi non è che può essere considerato un paese non solo per i problemi che ha, perché sappiamo che i problemi di inquinamento locale in Cina sono pesantissimi, drammatici. Noi parliamo di Italia Alterno, loro hanno chiuso centinaia di chilometri di autostrade nelle scorse settimane, quindi una situazione pesante. Altri paesi hanno assunto una situazione diversa, per esempio l'India continua a essere un paese che consuma energia un quarto pro capite di un cittadino cinese. Quindi è difficile mettere assieme tutte queste esigenze, ma io sono convinto di una cosa: il percorso si mette in moto, il mondo si mette in moto, e sono anche convinto che questo movimento sarà più veloce anche degli accordi, per questo è importante che gli accordi siano sottoposti a verifica. Io ho in mente una frase intelligente detta anni fa da uno dei fondatori dell'OPEC, lo sceicco Yamani, che era il ministro saudita del petrolio, che disse: l'età della pietra non è finita per mancanza di pietre, l'età del petrolio non finirà per l'esaurimento dei pozzi ma per la tecnologia, che è il vero nemico dell'uomo. E in questo mondo che si mette in moto, io penso che l'Italia può dire molto, perché non tanto e non solo per le politiche, in qualche caso l'Italia ha fatto anche delle politiche buone,
ma per com'è l'Italia? Noi siamo da sempre un paese povero di materie prime, quindi abbiamo una tendenza a costruire un'economia che recupera di più. Per esempio noi in Europa recuperiamo più materie prime di tutti, anche più dei tedeschi, no? Ma per questa cultura antica, che sono gli stracci di Prato, i rottamatori di Brescia, le cartiere della Lucchesia, ecco, se l'obiettivo, come dice anche l'enciclica del Papa, è un'economia a misura d'uomo, l'Italia può assomigliare a questa economia nelle sue parti migliori, non ovviamente la terra dei fuochi, non ovviamente i grandi inquinatori, ma quell'economia radicata nei territori, nelle comunità, che scommette sulla qualità, sull'innovazione, sulla bellezza, sulla green economy, su quella grande fonte di energia rinnovabile e non inquinante che è l'intelligenza umana. Sento, un'ultima domanda. Lei oggi è qui, però inizia anche la Leopolda a Firenze. Ecco, andrà oppure no? No, non andrò alla Leopolda, l'ho anche detto. Ci sono sempre andato, fin dall'inizio, quando siamo erano in pochi ad andarci. E la Leopolda è sempre un appuntamento in cui si esprime una grande quantità di energia vitale. No? Poi, e parlano mondi molto diversi, quindi è sicuramente un luogo interessante per chi vuole ragionare e vuole un po' annusare il futuro, per così dire. Però dovendo scegliere, penso che si annusi il futuro anche al complesso della Lega Ambiente, anzi, penso che oggi l'ambientalismo è chiamato proprio a essere ancora più protagonista del futuro. Quindi è una presa di distanza da alcune posizioni del governo Renzi anche in tema ambientale oppure no questo sua non andare? Quando devo prendere le distanze non ero d'accordo su alcune cose, l'ho detto, non è che ho bisogno di non andare all'aeroporto, se non ci fosse stato il congresso dell'ambiente ci sarei andato, ma penso, e questo deve essere responsabilità anche dell'ambiente, faccio parte, che l'ambientalismo deve pesare anche di più nel futuro, nelle dinamiche politiche, e se non accade non è solo colpa degli altri che sono cattivi, ci sono anche errori che vanno corretti. Come se lo immagina quindi il futuro del PD? Un PD più allargato che guarda anche a destra o magari ad altre posizioni, non solo strettamente di sinistra, oppure che torni alla vecchia coalizione con per esempio Sella? È una domanda complicata perché il mondo è un forte movimento. Io sono stato fino a ieri in Francia alla COP21, mentre nel corso della COP21 c'erano delle elezioni. In queste elezioni il primo partito è stato il Fronte Nazionale, il secondo la destra di Sarkozy, il terzo i socialisti, pressoché scomparsi sia la sinistra che i verdi, risultati molto bassi, e in Europa se lo vuole vedere il Partito Democratico è sicuramente la formazione politica nell'internazionale socialista più in forma, più forte del suo paese. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna capire come ci si attrezza alle sfide che ci sono davanti. La gente può essere preoccupata per la sicurezza, è preoccupata per la crisi, bisogna dare risposta a questi temi. In questo quadro io francamente ho sempre scommesso sul Partito Democratico che fosse un campo ampio, che non fosse la ripetizione di storie del passato, un campo ampio in cui l'allargamento non è tanto sulla retta della politica di palazzo, no? C'è il centro, la sinistra, l'estrema sinistra, la destra, l'estrema destra, ma è un allargamento al paese, ai sentimenti dei cittadini. Del resto una parte crescente delle persone vota sulla base di suggestioni diverse. In Francia il passaggio fra il Partito Comunista Francese, che era un partito comunista diciamo molto tradizionale per usare un eufemismo, il Front Nazionale in alcune aree è stato un passaggio diretto, no? E lo stesso vale in Italia se noi pensiamo a fenomeni come quello del Movimento 5 Stelle, che prende voti un po' da tutte le parti. Secondo me il cuore del problema è ridare speranza al paese. Di questa speranza, a mio avviso, fa parte l'idea di un'Italia che scommette su se stessa nelle sue qualità migliori, che combatte l'ecomafia, la terra dei fuochi, la corruzione, l'illegalità, l'eccesso di burocrazia, ma che invece scommette su ciò che la rende unica al mondo, l'Italia che fa l'Italia. Ecco, io in questo vedo la missione del Partito Democratico. Qualche volta per me non è all'altezza di questa missione, e quindi vorrei che anche il Partito Democratico cambiasse.